Vi ricordo che molte delle nostre interviste, molti dei nostri contenuti potete andarle a rivedere sulla nostra pagina Facebook By Night Roma, condividerli, commentarli, ovviamente per chi vuole anche scaricare i contenuti presenti sulla pagina e ovviamente cliccando un mi piace, ormai lo sapete, sarete sempre aggiornati sulle novità. Adesso parliamo di medicina, di salute, abbiamo con noi la dottoressa Barbara Rizzato, buonasera. Buonasera. Lei fa la maratona, grazie, ecco. Arrivederci. Grande, no, non è vero. Ho inizio. Scherzo, questo per dire che la dottoressa Barbara Rizzato, che è una sportiva, è venuta qui a parlarci di questo poliambulatorio Start Medical, dove comunque l'elemento della corsa, probabilmente come dicevamo prima scherzando, non la maratona ma la corsa in generale, insomma, esatto, è fondamentale, perché diciamolo innanzitutto, la dottoressa è un medico, è un neurologo. Sì. Sono neurologo e mi occupo di velocità, esatto, cioè mi occupo di ictus, esatto. Quindi lavorando in un centro che tratta l'ictus, chiaramente dobbiamo correre contro il tempo, perché è importantissimo agire nell'immediato e avere la possibilità di intervenire, visto che abbiamo dei limiti di tempo, abbiamo solo 4 ore e mezza dall'esordio del sintomo, quindi dobbiamo correre nel momento in cui il paziente arriva in pronto soccorso. Noi dobbiamo fare diagnosi e dobbiamo somministrare la terapia quanto prima per dare la possibilità di un recupero e quindi ridurre una disabilità. L'ictus è la prima causa di disabilità con un impatto sociale ed economico importantissimo. Esatto, vogliamo dirlo magari proprio per fare divulgazione. Quali sono le problematiche principali che può dare? Allora, innanzitutto dobbiamo ricordare che l'ictus ha, diciamo, è una chiusura di un vaso intracranico, quindi causa un deficit da un lato del corpo, anche nella parola, e ci sono soprattutto 3 segni importanti. Noi la definiamo come scala FAST, cioè face, cioè la faccia, quando il paziente vede che ha una deviazione della rimorale, arm, il braccio, quando magari vede un deficit di forza in un braccio, e speech, cioè la parola, la capacità di parlare viene meno, e time, tempo. Il tempo è importantissimo. Quando vedete uno di questi segni o vi accorgete di uno di questi segni, è importantissimo intervenire e andare in pronto soccorso per dar modo ai medici di agire quanto prima. Le cause quali sono? Beh, le cause, i fattori di rischio sono moltissimi, da problemi cardiaci, aritmie cardiache, ipertensione, placche carotidee, ed è importante agire quindi sulla prevenzione di queste cause. Appunto. E quindi bisogna fare dei check continuativi, sì, per controllare questi fattori di rischio. E perché START? Parlavamo appunto di START, Medical Poliambulatorio. START perché è l'inizio della corsa, l'inizio di una corsa contro il tempo. E io, amando la corsa, ovviamente ho voluto suggerire questo nome per questo poliambulatorio, perché è l'inizio di una corsa che poi avvicina il medico, gli operatori sanitari, neanche, non solo il medico, ma gli operatori sanitari alla popolazione. Gli operatori sanitari che vanno verso il paziente, corrono verso il paziente e nello stesso tempo possono accogliere il paziente e non lasciarlo solo. Quante volte ci siamo trovati veramente in un pronto soccorso abbandonati, sì. Il senso di abbandono e di solitudine è la cosa che si percepisce di più, sia negli occhi dei pazienti ma anche nei confronti degli operatori sanitari, perché noi ci sentiamo soli, abbandonati in un campo di battaglia, cercando di difendere noi stessi ma anche cercando di difendere la persona che in quel momento noi stiamo prendendo in carico. E proprio da questo disagio è nato il sogno di creare qualcosa che potesse appunto promuovere la salute prevenendo la patologia, stando accanto al paziente, il paziente inteso come persona, quindi prendendoci cura della persona, perché noi non curiamo la malattia, noi curiamo la persona. È importantissimo ed è diverso. Concetto, sì. Assolutamente. Infatti assolutamente. Non vogliamo far sentire sole le persone. Abbiamo puntato tanto con Start Medical Poliambulatorio, che poi è il progetto Start. Il poliambulatorio è il volto di un progetto, in effetti, il progetto Start, che vuole proprio non far sentire soli né il paziente, abbandonato a volte in un labirinto di risposte non date, ma neanche il medico o comunque gli operatori sanitari, che a volte si trovano soli a gestire una situazione difficile, no? E quindi come lo vogliamo fare? Yeah. Vogliamo offrire amicizia, professionalità, vogliamo dare confronto, vogliamo permettere di dare innovazione, cioè vogliamo farlo in questo modo. Chiunque entra in Start avrà di fronte 2 angeli veramente, Paolo e Luisa, che
li accoglieranno e cercheranno di risolvere qualsiasi problema, anche semplici consigli. Proprio non li vogliamo far sentire soli questi pazienti, e noi non ci vogliamo sentire soli. Benissimo, complimenti dottoressa. Tra l'altro, appunto, come ha detto bene, questo è un progetto che poi prende, come dire, corpo proprio in questo poliambulatorio, esatto, fisicamente, che si trova a Via del Torraccio di Torre Nova. Sì, mi corregga se sbaglio, 91. Infatti stavo per dire mai, zero. Perché non si sa mai se è OQ0, in effetti ecco perché è una O. È una O. 91 O. A questo punto ovviamente potete seguire il tutto anche attraverso il web, perché c'è già un sito www.startmedical.it. Esatto. Troverete ovviamente con la stessa dicitura anche la pagina Facebook Start Medical, ovviamente. Senta, ma come mai ha scelto di fare questo lavoro? Non lo chiedo mai io a nessuno, perché ovviamente, cioè, quasi a nessuno. Però è un lavoro molto bello, è quasi una missione, come in generale, quella di fare il medico, di fare certi lavori, ma di lavorare anche comunque con questi tempi stretti, con questi... Allora, la scelta del medico, mi dicono, io non lo ricordo, l'ho fatta sin da quando ero bambina. Sì. Si è strutturata... No, io ci credo, perché si nasce. Sì, si è strutturata poi in adolescenza, quando purtroppo ho avuto dei lutti, dei brutti lutti, e lì mi sono sentita veramente sola. E il senso di solitudine che ho provato allora, oggi non voglio assolutamente più farlo provare. Ma non lo posso fare da sola, perché da soli non si ottiene niente. È il lavoro di gruppo che potenzia tutto quanto, potenzia il lavoro, potenzia i risultati. Se il mio lavoro dà 10, il lavoro in coppia dà 30, ma il lavoro in gruppo dà l'ennesima potenza. E questo vale per tutto. Il team è, certo, fondamentale. Quindi il medico l'ho scelto per questo motivo, cioè alla fine è stata una strada. Sì, certo. Il lavoro dell'emergenza, il lavoro dell'emergenza, diciamo che è stato un po' una conseguenza della mia specializzazione. Io mi sono specializzata in dolore e ictus, e quindi di conseguenza certo, sono stata molto fortunata, quindi lavoro in una delle 4 stroke unit, ora non dico il nome, però che si trova a Roma, che è il primo centro, insomma, in Italia, quindi sono orgogliosissima di questo. Ci credo. Complimenti dottoressa ancora, ricordiamo Start Medical Poliambulatorio, ripiloghiamo Via del Torraccio di Torrenova 91 O, a Roma. Trovate Start Medical anche sul web. Grazie infinite. E noi andiamo avanti, mi raccomando, condividete, continuate a seguirci su Radio Radio.